giorno che siamo qui a Barcellona. Pazza idea, siamo napoletani, ma andiamo a provare la vera pizza, la vera pizza americana da Domino's. Proveremo varie pizze un po' stravaganti, vediamo un pochino come sono. Forse sono una munnezza, però forse sono anche buone, quindi proviamo, noi ci adattiamo, perché i veri napoletani si devono adattare anche alla pizza, che non è la vera pizza napoletana, ma andiamo a provarla. Carini, bisogna far riprendere. E... sorry for the time. Abbiamo preso le quattro pizze, è stato un casino farci capire dal tizio. Proveremo questa pizza che da napoletani sarà veramente una vergogna. Le pizze dovrebbero costare circa 7,20 aggiungerei, costa un bel po'. Abbiamo preso soltanto due bicchieri perché siamo poveri, e per il refill perché siamo dei ladri. Io sto morendo di caldo, pagatissimo qua dentro. Abbiamo fatto circa 17-18 km e adesso recupereremo mangiando, speriamo bene. Matti, sei pronto per questa esperienza culinaria? No. Guardate come lavorano la pizza. Altro che pizza a Napoli, aiuto. L'arte sta qua, oi. Io penso sia veramente qualcosa di spettacolare. Questa pizza non so che cosa ci sia sopra. Infatti, che ci sta in questa pizza? Pollo, funghi, cipolla, mais, salsa. Oddio, arrivano le altre. Sono preoccupato. Questo è buonissimo. Sono molto preoccupato. Questa sera finisce male, davvero. Questa pizza qua è quella che più aspettavo. Questa là è ananas e bacon. A posto del bacon ci sta il jamon, e dovrebbe essere il prosciutto tipico di qua. Eccolo. Questa qua non lo so. C'è il bacon qua sopra invece. Qua è la pepperoni pizza. E questa qua invece con il pollo, i funghi, eccetera eccetera. Posso dire una cosa? L'aspetto non è male. Vai, chi va al primo morso? Matti, al primo. Non si capisce niente. Vai, Marco. Eccolo, è buona. È buona, lo sapevo. Pure questo. Grazie, incredibile. Stiamo sfatando un mito? Hanno provato loro, adesso lo voglio. Comunque io parto con la prima, che è questa poca, che sarà più schifosa. Barbecue, bacon, cipolla e mais. Vado all'assaggio di questa, che è la più bassa. Allora, questa, cioè, per i miei gusti non è proprio spettacolare. Rispetto a quello che mangiamo a Porto, un'altra cosa. Questa qua di Domino è un altro livello. Qua ci stanno gli ingredienti. Cioè, quella che eravamo a Porto era tipo così, senza nulla. Due o tre cose sopra. La cipolla la leviamo, voglio, veramente fa schifo. Cioè, mi rifiuto proprio di mangiare la cipolla. Vai, me la rubo io la tua cipolla. Dove la matto? Comunque questa qua è buona, gli do 6,5. Ma dai, vediamo come si sente. E questo barbecue è un pochino di bacon, poco però. Io mi aspettavo molto peggio, onestamente, non so perché. E adesso vado con la regina. Buona, eh? E do 6,5. Ok, adesso andiamo con la regina. Noi siamo venuti qua principalmente per assaggiare la vera ananas e bacon. Qua invece del bacon ci sta il jamon, che sarebbe il prosciutto tipico. Il cornicione ci sta, io sono sconvolto questo fatto. Sono sconvolto dal cornicione, andiamo. Ti piace? È buono. L'ananas non sa di niente. L'ananas sa di poco. L'ananas che mettono sopra è un po' secco, non è che ti aspetti quell'ananas che piglia quel sapore intenso, non caccia liquidi. Il jamon è buono, o almeno penso, non so se è il jamon vero questo, sarà un prosciutto mi sa coppo, che non voglio pensare che sia quello originale. Sarò lo sdegno di tutti i napoletani, veramente. I tizi che fanno la pizza non sanno che noi veniamo dalla città in cui la pizza praticamente è nata, è cresciuta e continua a regnare in tutto il mondo. Si percepisce che è proprio un altro tipo di pizza. Dovrebbe essere l'imitazione della pizza americana. Diversa, eh? Un'altra pietanza, però è buona. Ma voglio poi. Abbiamo preso la peperoni, che sarebbe la pizza che praticamente a noi fosse più valore. Però di fatto loro peperoni li chiamano, cioè il salame, vabbè, la sarà tutti questi. La ananas e jamon. 7. Capito tutto cosa con questa pizza. Ok, qua ci sta la salsa. Chi ha visto il mio video delle pizzerie di Napoli sa che a me la salsa non piace. Però proviamo. Sei di parte. A me piace molto questo. Allora, c'è troppo sugo per il mio gusto. Però sembra una pizza
che trovi ai bar, che ti danno vicino l'aperitivo. Salame più piantino. Con meno salsa forse era buona, perché il salame non mi dispiace assolutamente. Posso già dare il voto a questo, do 6 proprio. Al momento ananas e bacon per me è la migliore. Secondo posto questa e al terzo la peperoni. Adesso proviamo questa qua. Ok, questa qua è la quarta pizza. Sto levando le cipolle perché onestamente no. Mais, sugo, funghi. Che c***o sta tenendo qua? Pollo, ah è pollo, ok vabbè. Sembra tipo che sto mangiando il kebab dal bangladino e sta molto di spezie sopra. Prevale molto il pollo speziato. Ho fatto una chiavica. La mettere dopo la peperoni. Comunque la migliore è l'ananas e bacon. Tu che gli dai questa? Non mi è piaciuta proprio. Ti è piaciuta proprio? La do 6,5 pure a questa. No, principalmente io la do soltanto per l'impasto. Sono rimaste le ultime fette. Adesso ce la spartiamo. Questa al momento Wagyu è imbattibile, la migliore. Ananas e jamon è nettamente la migliore. Va bene, perfetto. Critica l'ananas e bacon, però il dolce dell'ananas è la cosa del mais col prosciutto. Effettivamente condivido. Non è proprio la stessa cosa, ma siamo là. Finissima, purissima, levissima. No, è buona. Bianca. Vabbè. No, il sugo cozza secondo me. Finisco lì dove ho iniziato. Sto proprio intufato. No, che schifo. Cioè che c***o. Vabbè, in sostanza siamo rimasti tutti quanti abbastanza stupiti. Cioè non è che abbiamo mangiato l'addio della pizza. Non si può nemmeno chiamare più di tanto pizza, perché è della pane cresciuto morbido. Lo faccia. Anche perché il forno non è a legna, ma bensì è elettrico. Non è una pizza, è piena di roba sopra che contemporaneamente, almeno che non la prendi semplice, non si capisce nulla. Però è buona. È buona. Cioè nel complesso è buona. Se tu metti il jamon, come può essere il bacon, e metti l'ananas vicino, comunque non è che cozza. Quindi quando io guardo un video di napoletani che fanno pubblicità dove mettono per esempio l'ananas sopra la pizza normale e la gente la butta in faccia, io su queste cose sono un pochino contrario. Comunque dobbiamo essere più aperti a questa visione. E anche se esiste la pizza napoletana, che è quella lì classica, ci sono delle varianti. Spero che il concetto si sia capito. Non è meglio della pizza napoletana, questo è sicuro. Però mai. L'abbiamo mangiata. La pizza qui ha fatto prima le riprese, ha fatto anche una foto, mi ha mandato il numero per inviarlo via WhatsApp. Salutate nel video. Dite forza Napoli. No. Perché? Perché? Vabbè, Fiorentina già. No Juve. Juve merda. Bra, grande, grande. Che ti fate? Barca. Barca. Atle. Barça, Barça. Ciao ragazzi. Io questo posso non lo conservare. Ragazzi, la nostra cena qui a Donno Spizza è finita. Spero vi sia piaciuto il video. Ciao. Comunque sono rimasto soddisfatto. Anche se alla fine la pizza è da 6, 6 e mezzo, io mi aspettavo un cesso di pizza. E invece era un bidet. Quindi il bidet è stata una cosa innovativa.